Il paesaggio rappresenta la forma dei luoghi e l'identità delle persone che lo vivono. La provincia, con il piano urbanistico provinciale, lo ha messo al centro delle politiche di governo del territorio. Con il Fondo per il Paesaggio, previsto dalla legge urbanistica, la provincia autonoma di Trento sta promuovendo studi e progetti per assicurare conoscenza e consapevolezza negli interventi di trasformazione. L'azione dell'uomo disegna il paesaggio e noi vogliamo capire come questo evolve rispetto alle comunità che lo abitano, lo utilizzano e lo curano. Estrarre, togliere, ricercare dalla terra madre risorse minerali per vivere e sopravvivere è una pratica che da sempre caratterizza l'azione dell'uomo. Una necessità che imprime segni indelebili sul territorio. Il paesaggio delle cave e delle miniere è il paesaggio della criticità e dei contrasti. L'esigenza di disporre dei materiali della terra per costruire, creare, garantire la mobilità si scontra con gli equilibri naturali delle nostre valli, con le conseguenze provocate dalle alterazioni irreversibili del profilo del paesaggio. Le geometrie vertiginose di queste montagne, i vuoti che si spalancano sul territorio, devono ricordarci che esiste un limite e un equilibrio da rispettare. Bisogna contenere e prevenire abusi e rischi nell'utilizzo delle risorse, ma altrettanto importante è ripristinare e risanare i contesti fortemente alterati dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Questi luoghi, scavati dalle incessanti attività dell'economia, lanciano una richiesta alle comunità del territorio. Bisogna sapere riconoscere l'appropriatezza e la compatibilità del nostro agire. Il paesaggio è lo spazio della nostra vita. Serve una nuova logica e una nuova modalità di rapporto con il territorio. E noi vogliamo entrare dentro il paesaggio per ascoltare le sue storie. La pietra conserva le impronte dei millenni, ma comunica messaggi tattili e visivi immediati. Per questo l'uomo da sempre ricerca la pietra, semplicemente per toccarla o per tradurne l'eternità in presente. Cosa esprimono infatti le grandi cattedrali, i palazzi, gli stessi selciati delle strade e delle piazze, se non la volontà di superare l'attimo che fugge ritornando all'atto creativo originario, tornando a radicare nella terra pietre che dalla terra sono state scavate? Scavi e miniere hanno accompagnato la storia del paesaggio trentino ed è nella zona del Porfido che il paesaggio delle cave emerge in tutta la sua drammaticità. Le cave spogliano la terra, mettono a nudo sassi, rocce, pietre, gli elementi che costituiscono la struttura portante del paesaggio, la sua architettura. I taglinetti, violenti, mostrano lo skyline interno della montagna. Sembrano quasi una radiografia dell'origine del mondo. Pare quasi che l'uomo, lì dove scava le pietre per costruire, estragga anche l'anima dagli inferi che la trattengono. Marco Stenico, siamo nella zona del Porfido, ai pianacci di Fornace, il cuore dentro la roccia. È una ferita al paesaggio o è una risorsa? Ci sono due punti di vista, chiaramente. La ferita e la risorsa. Io direi che è una risorsa importante per l'economia della valle, per l'economia anche trentina. Quindi direi che è una risorsa che ha permesso, specie nel secondo dopoguerra, alla nostra gente di affrancarsi da quella che era un po' la miseria. Lei è nato qua? Io sono nato esattamente a 300 metri in E lo sente come parte del suo lavoro o della sua vita? Io lo sento sia come parte del mio lavoro che come parte della mia vita. Ho visto poi la trasformazione dei siti da quando ero piccolino, che venivo a trovare mio nonno e mio padre che lavorava in queste zone quando ancora c'era ancora la campagna, poi
Poi c'è stato tutta la trasformazione, da quando c'era un lavoro prettamente manuale all'attuale trasformazione in sistema industriale, con cambiamenti notevoli. Però devo dire che sono orgoglioso di appartenere a questa valle e a questo sistema. Il paesaggio del Porfido è mutevole e in continua trasformazione. Si piega alle esigenze dell'uomo e dà ricchezza alla comunità. Il lavoro scava le montagne, gli equilibri si possono spezzare. Per questo serve responsabilità. E alla responsabilità bisogna aggiungere idee nuove e nuove tecniche estrattive. Il rispetto per il territorio che dà lavoro comincia dall'innovazione. Le tecniche di estrazione oggi sono tese a ridurre gli sprechi, a cercare di mantenere il più integro possibile il materiale, il prodotto che viene estratto. E questo è il modo migliore per salvaguardare il paesaggio e avere un miglior rapporto con il territorio. Le nuove tecniche riguardano il come si utilizza il territorio, quindi ridurre l'altezza dei fronti piuttosto che usare esplosivi che rispettino di più il materiale, che producano più gas e siano meno dirompenti. Utilizzare dei fili che tagliano la roccia per permettere un'estrazione di blocchi più grandi. Queste sono le nuove frontiere per quel che riguarda l'estrazione e sono strettamente connesse al rispetto del territorio, perché meglio estraggo, meno devo estrarre e meglio ho il rapporto con il territorio stesso. Siamo in Val di Non. Siamo arrivati qui per ascoltare una storia dove la tradizione incontra l'innovazione. La tradizione di un'attività estrattiva iniziata più di 100 anni fa. L'innovazione di un centro di ricerca capace di offrire al mercato soluzioni al passo con i tempi e, soprattutto, ad alta sostenibilità ambientale. Per parlare di paesaggio e di futuro, oggi siamo scesi nel ventre di una montagna. Ci troviamo a 200 metri sottoterra nell'area mineraria della Tassullo Materiali. In quest'area Tassullo Materiali coltiva della dolomite. Questo materiale ci serve per tutte le produzioni e soprattutto per i prodotti per restauro, dei quali noi siamo leader a livello nazionale e anche europeo. Siamo un'azienda che ha stabilimenti in Italia e ha stabilimenti all'estero, ma in questa cava stiamo sperimentando delle attività che permettono di rendere questa cava altamente sostenibile. E questa sostenibilità l'abbiamo individuata in mezzi di estrazione assolutamente all'avanguardia, ma soprattutto in quello che questo potrà diventare in futuro. Ecco, nel futuro immaginiamo che questi spazi vuoti, questi ampi spazi vuoti, possono essere utilizzati dal territorio e delle attività del territorio per l'agricoltura, per l'attività industriale, per l'attività di conservazione della frutta, e questa è una novità assoluta di collaborazione tra territorio, attività industriali, attività agricole, che hanno mentalità e fini che molte volte sono diversi, ma in questo caso si devono incontrare e si possono incontrare. Livello 1, salita. Il riutilizzo di uno spazio che da una cava deriva, il riutilizzo soprattutto di spazi che ci sono nel sottosuolo, richiede delle conoscenze che sono trasversali a molti campi, ovviamente il campo minerario, il campo di materiali da costruzione e tantissimi altri campi che abbiamo cercato di intercettare ragionando con l'Università di Trento, con la Fondazione MAC, con l'Università di Trondheim, che ha una grande specializzazione nell'utilizzo di spazi sotterranei. Abbiamo cercato di capire queste informazioni portandole su questo territorio e ragionando con essi cosa era possibile fare. Thank you.
Due sono le cose che vorremmo fare in questi spazi e che si sono studiate di fare. Una è la realizzazione di bacini ipogei che serviranno per l'agricoltura, e questo è un risultato molto importante di collaborazione tra i consorzi di miglioramento fondiario, quindi l'agricoltura, gli utilizzatori, tutta la parte agricola e l'industria. L'altro aspetto, questo invece è un progetto più futuribile, è la possibilità, o meglio l'opportunità, di poter stoccare nel sottosuolo anche le mele, che hanno bisogno di microclimi particolari per la loro conservazione. Questi microclimi particolari possono essere ottenuti anche agevolmente nel sottosuolo, con grande risparmio di energia, e soprattutto risparmiando il prezioso territorio che noi abbiamo in questa bellissima valle.